Finora nel 2022 sono 320 i neonati dell'ospedale Luigi Curto di Polla, mancano 80 bebè fino alla fine dell'anno per raggiungere il tetto minimo per evitare la chiusura dell'importante reparto, ma non solo i numeri devono impedire la chiusura del reparto di Polla così come quello di Sapri, lo dice anche la politica. Infatti arriva una dichiarazione importante da parte dell'onorevole Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Sanità alla Camera dei Deputati. La sanità in provincia di Salerno è al collasso, ha riferito. La Regione Campania si impegna a salvaguardare i punti nascita di Polla e Sapri e a tutelare gli ospedali come quello di Sardo, dove addirittura stanno chiudendo gli ambulatori. Mi farò portavoce, ha detto Vietri, nelle sedi competenti per chiedere la modifica del decreto Balduzzi, attuato e mai rivalutato negli anni dai governi del PD. Il requisito minimo dei 400 parti in un anno per tenere in vita un punto nascita non può valere per alcune aree interne del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, ha sostenuto la Vietri. Queste le indicazioni che stanno arrivando dalla politica. C'è anche da aggiungere che il trend di nascite all'ospedale di Polla è in aumento, altro fattore importante affinché non ci sia la chiusura del reparto.